Pace e bene, benvenuti con il nostro appuntamento quotidiano con la Santità. Oggi, 14 febbraio, ricordiamo San Valentino. Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenne famoso per la santità della sua vita, la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i miracoli che compì. Un certo Cratone, oratore greco e latino, lo invitò a Roma perché gli guarisse il figlio infermo da alcuni anni, a causa di una deformità fisica. Cratone promise al vescovo la metà dei suoi beni se avesse guarito il figlio, ma Valentino gli spiegò che l'unica guarigione era la fede nell'unico Dio. Guarito il giovane, Cratone si convertì al cristianesimo insieme alla famiglia, ai greci studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio e insieme al figlio del prefetto della città Furioso Placido. Questi, nonostante l'editto di Costantino e la conversione del figlio, continuava a seguire gli antichi culti della città. Per evitare che i cristiani della città potessero reagire, di nascosto fece arrestare Valentino e lo fece decapitare al secondo miglio della via Flaminia. Dopo una prima sepoltura sul luogo del martirio, Proculo, Efebo ed Apollonio portarono il corpo del martire a Terni e lo seppellirono appena fuori città. Ma il console di Terni, informato del fatto, fece catturare i tre e sempre nella stessa notte li fece decapitare. La popolazione, intanto, seppellì anche i nuovi martiri presso la tomba di Valentino. Il patronato di San Valentino sugli innamorati è legato alle ossa di due fidanzati, Sabino e Serapia, ritrovate a Terni. Per amore di Serapia, cattolica fervente, Sabino si convertì al cristianesimo. Dopo poco, però, la donna si ammalò di tisi, allora incurabile. Non volendo separarsi da lei, Sabino si rivolse a San Valentino, il quale benedì le loro nozze e pregò per l'eternità del loro amore. I due morirono abbracciati e ancora oggi le loro ossa riposano in quella postura. La figura di San Valentino è legata alla leggenda per la quale il santo, vedendo litigare due fidanzati, si avvicinò donando loro una rosa. E dopo aver tanto pregato, una turba di colombe colorò il cielo, volteggiando sui due fidanzati che fecero pace. San Valentino, il santo degli innamorati. Ricordiamo la sua figura sempre accanto a dei giovani che stanno avendo delle difficoltà nel concretizzare il loro sogno di amore e lui interviene in maniera paterna, in maniera dolce e provvidenziale. I giovani dei nostri tempi iniziano ad avere qualche problema ad innamorarsi, soprattutto quando devono pronunciare quel per sempre che sembra dare qualcosa di mostruoso, qualcosa di inarrivabile. Forse proprio con l'intercessione di San Valentino, noi che siamo vicino a dei giovani che cercano di innamorarsi e di sperimentare questo nella loro vita, con la sua intercessione possiamo essere magari un po' più vicini, magari dare quell'aiuto che possa aiutare a fare il piccolo passo. E hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di comprensione, hanno bisogno di qualcuno di più grande che li stia accanto e non li faccia sentire spaventati dall'amore. Quindi preghiamo insieme. San Valentino, prega per noi.